Veneto possiamo dire che sta cambiando fisionomia, in positivo, e piano piano con le risorse che abbiamo stiamo veramente cercando di dare una svolta per migliorare il nostro paese. In qualità di Presidente del Consiglio Comunale posso ritenere il mio lavoro molto gratificante. Tante sono le soddisfazioni che ho ricevuto fino ad oggi. Ho esercitato i miei poteri di rappresentanza e di controllo in maniera autonoma e imparziale. È acceso, sì. Ribadendo sempre il principio di trasparenza e onestà intellettuale che in ogni occasione miro a rispettare e a far rispettare, chiaramente. Non è semplice in un consiglio comunale in cui le idee sono spesso discordanti e i modi di esprimere le opinioni tendono a prevaricare sempre quelli degli altri. Ma applicando i principi di legalità e del rispetto delle leggi, del regolamento e dello statuto, tutto va da sé, tutto è più semplice e così si riescono a raggiungere gli obiettivi. Ovviamente, purtroppo, non solo soddisfazioni ho potuto ricevere, infatti molte purtroppo sono anche le offese che ho ricevuto nel corso di questi 18 mesi. L'ultima risale a ieri, sindaco. Nel corso dell'ultimo consiglio comunale, infatti, sono state fatte tante illazioni, anche nei miei riguardi e non solo. Come frasi comunque fuori luogo, a mio parere, sul mio essere sempre la pedina del sindaco, comunque io non assolutamente posso garantire che non è così, anzi, tutto il contrario. Anche perché dalla mia parte ho la sicurezza e la tranquillità di lavorare nel massimo della serietà e in modo istituzionale e professionale. E questo è quello che serve per dimostrare l'impegno nell'operato come si aspettano i cittadini. È anche vero che chi non opera non sbaglia, ovviamente. Se mai capitasse un errore, forse è dovuto alla mia ancora giovane esperienza politica sul campo. Dopotutto è risaputo che sono il più giovane presidente che mai c'è stato a Melito. Questa per me non è una giustificazione, ovviamente, è solo una battuta. Anzi, al contrario, è proprio questo che mi sprona ad ambire al raggiungimento della perfezione nell'amministrare questo paese che noi, come tutti i presenti, amiamo. Quindi è un onore per me essere a servizio della mia città, della mia Melito, con un incarico che ho assunto con onestà, impegno e che ha aperto un percorso enorme di responsabilità per me, che svolgo con umiltà e abnegazione. Ci tengo a ringraziare tutti i consiglieri qui presenti, gli assessori, e in particolare ci tengo a ringraziare il sindaco, che con enorme passione e senso civico garantisce l'equilibrio all'interno dell'amministrazione e gestisce con responsabilità le problematiche del nostro paese. E già dal primo giorno, dopo la vittoria delle elezioni, si è impegnato nell'interesse della città. Un impegno che si sa è difficile a causa della grave realtà in cui da anni si trova il nostro comune. Il nostro paese ha attraversato una fase economico-sociale particolarmente difficile. Ancora oggi ci sono delle emergenze che dobbiamo affrontare e soltanto lavorare insieme, tutti insieme, in sinergia, si possono risolvere. Voglio concludere questo mio intervento augurando a tutti i presenti un Natale sereno e ricco di pace, salute e serenità, e sempre all'insegna del rispetto reciproco e della collaborazione, che è tanto richiesta per lavorare bene e seriamente. A questo punto ognuno degli assessori, il sindaco, faranno un intervento rivolto appunto per un confronto con la cittadinanza. A questo punto io vorrei dare la parola al vice sindaco e lo prego di avvicinarsi al leggio. Grazie vice sindaco, prego. Grazie a te presidente, buonasera a tutti gli intervenuti a questa assemblea, saluto il sindaco, i colleghi assessori. Il sindaco ci ha tenuto particolarmente ad avere un momento di confronto con la cittadina di Melito Porto Salvo, una cittadina che è stata attraversata da molte difficoltà, che questa amministrazione con molta dignità e con molto senso del dovere e del sacrificio sta cercando di portare avanti. Io non voglio essere lungo nel mio intervento perché dobbiamo avere un po' tutti spazio.
Io cercherò di soffermarmi su quelli che sono gli ambiti miei di riferimento, in quanto io sono il vice sindaco con la delega al bilancio, agli affari generali, al contenzioso e al personale. Non vi è dubbio, ma su questo dirà meglio il sindaco nel suo intervento, che la nostra attività in questi 18 mesi è stata attraversata da momenti dove ci hanno visto impegnati su molteplici fronti, sia da un punto di vista amministrativo, sia soprattutto per quanto riguarda gli ambiti e le vicende giudiziarie. Dico questo perché purtroppo, ahi noi, sin dall'inizio questa amministrazione, questo sindaco, ha dovuto confrontarsi con delle vicissitudini che grazie a Dio i risultati ci hanno dato sempre ragione. Qui chiudo questo tipo di ragionamento perché sicuramente avrà modo e tempo il sindaco per ritornarci. Per quanto riguarda l'aspetto amministrativo, ci siamo dovuti confrontare subito con una situazione di carattere strutturale dell'ente comune. Strutturale in che senso? Sia per quanto riguarda le casse della finanza pubblica del comune, sia per quanto riguarda la macchina amministrativa, la sua organizzazione e più precisamente gli uffici, il personale. Andiamo un po' per ordine. Per quanto riguarda queste famigerate e tormentate casse comunali, la situazione che alla data del nostro insediamento questa amministrazione ha ereditato è la seguente. Per quanto riguarda l'indebitamento che noi siamo riusciti ad accertare, perché è standardizzato e lasciato anche dalla commissione prefettizia, abbiamo trovato un comune che alla data dell'1 giugno del 2015 aveva acceso 43 mutui. Questi 43 mutui, per una sorte capitale di oltre 10 milioni di euro, chiaramente sono un macigno che gravano sulla testa di voi tutti, ma soprattutto sulla possibilità di agire per quanto riguarda l'amministrazione. Voi comprendete bene che non è semplice gestire e lavorare con una situazione di partenza così negativa. Dico questo perché? Perché il fatto di avere 43 mutui accesi, di avere questa esposizione debitoria di oltre 10 milioni di euro, questo cosa comporta? Comporta l'impossibilità per l'ente comune di programmare e progettare opere nuove, comporta l'impossibilità di accedere a nuovo credito agevolato o a credito che possa consentire di mettere in essere azioni di sviluppo. Quindi è chiaro che tecnicamente noi viviamo con un bilancio comunale che si chiama ingessato. Ingessato perché? Perché quello che noi introitiamo dai tributi locali non basta a che malapena gestire gli affari correnti. Non vi è dubbio che su questo fronte l'amministrazione ha fatto tanto. E vi dico dov'è che è intervenuta. Ma è intervenuta in modo rivoluzionario e capillare. E queste sono cose che resteranno. Resteranno per noi, resteranno per voi e per chi verrà dopo. Entro nello specifico e vi dico sin da subito, da un punto di vista proprio economico e finanziario, l'interesse dell'amministrazione qual è stato? Intanto di ridurre il più possibile i costi, di evitare consulenze all'esterno e a IOSA come magari, ahi noi, veniva fatto in passato, sacrificarci con le risorse interne, ma soprattutto se riusciti sin da subito a intervenire sui servizi essenziali, quali i rifiuti, la gestione della depurazione. Su queste due dovete pensare, cari cittadini, l'amministrazione comunale è riuscita ad ottenere, ma non mortificando l'efficienza del servizio, ma migliorandola, una sforbiciata ai costi di partenza. Noi avevamo un precedente capitolato di appalto che costava alle casse dell'ente 1,6 milioni l'anno. Noi oggi abbiamo un capitolato compreso della differenziata, e non aggiungo altro perché c'è l'assessore al ramo più titolato di me che può poi raccontare qualcosa in merito, ne pagheremo 1,2 milioni. Quindi già abbiamo abbattuto di 400.000 euro i costi fissi per quanto riguarda soltanto il servizio della spazzatura. Non vi è dubbio che se noi riusciremo a collaborare e a comprendere l'importanza della differenziata, noi avremo un vantaggio ancora ulteriore.
E lo vedremo poi, lo vedrete quando andrete un domani a pagare i relativi tributi. Dicevo anche che siamo riusciti per la prima volta, a differenza del passato, a normare anche attraverso un bando la gestione della depurazione. È di pochi giorni, infatti, l'aggiudicazione della gara della depurazione, che anche qui vedrà notevoli risparmi. Rispetto ai costi standard originari, di circa 250.000 euro anno, la nuova ditta si aggiudica il servizio per 150.000. Quindi noi abbattiamo di un sol colpo i 400.000 della spazzatura, i 100.000 per quanto riguarda la gestione della depurazione dei servizi. E poi un'altra cosa che abbiamo sin da subito fatto, che ai nostri occhi sembrava un po' paradossale e anomala, abbiamo deciso tutti insieme di abbattere un canone di locazione passivo che non poteva più essere accettato. Noi avevamo da 3 anni ormai la cessazione dell'ufficio del giudice di pace a Merito Portosalvo. Beh, cosa accadeva? Che l'ufficio del giudice di pace è andato via, però grazie a Dio si continuava a pagare 50.000 euro annui. Ci siamo? Rifacciamo i conti allora. In un anno che cosa abbiamo fatto? Abbiamo abbattuto 400.000 euro la spazzatura, 100.000 la gestione della depurazione, 50.000 il canone dei costi, e sono già 5.50, con tutte le nostre difficoltà, le nostre miserie. Inciso, nel frattempo non abbiamo fatto nuovo indebitamento, perché io posso anche risparmiare, ma se nello stesso tempo accedo o faccio altro indebitamento, rendo vano, vanifico il mio sacrificio. Non solo, e qui do atto in merito anche alla caparbietà e testardaggine del sindaco, abbiamo ottenuto un notevole risparmio per quanto riguarda anche la gestione dell'energia elettrica. Anche qui tutto un settore, un ambito un po' particolare. Siamo arrivati al comune, abbiamo visto delle fatturazioni, dei debiti con Enel, e il sindaco giustamente dice: ma com'è possibile? Cerchiamo un pochettino di riprendere un po' questa situazione in mano, cerchiamo di capire un po' come mai sto costo così eccessivo. Poi boh, un pochettino abbiamo compreso che nel frattempo eravamo passati in regime di salvaguardia, pagavamo una sanzione maggiore rispetto al contratto iniziale, però anche qui siamo riusciti da settembre a fare il passaggio con un nuovo gestore, con l'Energan. Già sono arrivate le prime fatturazioni. Io proprio stamattina ho avuto la possibilità anche di dare un'occhiata con il responsabile dell'ufficio ragioneria, e c'è un 30% netto rispetto alle stesse fatturazioni con il precedente gestore. Quindi noi già abbiamo fatto un piccolo elenco di quanti costi fissi siamo riusciti ad eliminare, o quantomeno rispetto ai costi di servizi complessivi in questi settori dove vi ho appena parlato, abbiamo realmente ridotto il costo iniziale. Non vi è dubbio che per quanto riguarda l'aspetto economico e finanziario bisogna fare ancora molto. Questo lo si può fare però anche se noi tutti contribuiamo. Contribuiamo nel senso che dobbiamo renderci conto che i servizi hanno un costo. Noi ci dobbiamo impegnare affinché i servizi vengano dati e resi in modo efficiente, ma è pur vero che dobbiamo entrare in quella logicità e linearità nel dire che il tributo va pagato. E mi fermo ancora qua perché questo è anche un settore che chi dopo di me interverrà può dire cosa è stato fatto, quindi non posso sottrarre argomentazioni ai colleghi che possono più di me, in quanto del settore, poi spiegare alcune cose. Ritorno a ciò che è di mia competenza. Vi dicevo, un'altra grave lacuna che abbiamo notato e riscontrato sin da subito era l'organizzazione un po' della macchina amministrativa. Un'organizzazione della macchina amministrativa che paga lo scotto, soprattutto nell'ultimo biennio, da un fatto naturale e fisiologico di quiescenza di molti dipendenti comunali a tempo indeterminato. Quindi cosa accade tecnicamente? Che quando l'ufficio, al di là della bravura, della professionalità del dirigente, perché i nostri dirigenti sono professionali e bravi, però
se diamo al dirigente, se formiamo un ufficio con determinate caratteristiche, può darsi che si riesca a raggiungere dei risultati. Oggi paghiamo lo scotto del fatto che in tanti settori, in tanti uffici, abbiamo un personale ridotto all'osso. Quindi dicevo, perché è accaduto questo? È accaduto perché abbiamo subito un pensionamento continuo e anche perché l'ente non è che può far come meglio gli pare e piace. Dice, vabbè, se ne sono andate delle persone in pensione, potete tranquillamente assumerne delle altre. Non funziona così. Intanto dobbiamo confrontarci con alcuni criteri che esistono. Dobbiamo confrontarci con le leggi di riferimento. Noi abbiamo una legge di stabilità che per tutto il 2017 impone il divieto di nuove assunzioni. Un po' di apertura si sta avendo sulla nuova legge di stabilità, nel senso che tutti coloro i quali, e intendo coloro i comuni, stiamo parlando degli enti, nell'anno di riferimento non hanno superato il tetto di spesa per il fabbisogno del personale, potranno entrare a far parte di alcune azioni in senso di premialità a favore del comune, perché si può ottenere il 25% di un ricambio rispetto a quanti sono andati in pensione e si può programmare nuovamente un piano del personale che fino ad oggi ci dava l'impossibilità. Dicevo l'impossibilità perché la legge di stabilità dice tu non puoi più assumere. E poi c'è un altro problema. Abbiamo dei limiti, dei vincoli. Sappiamo bene che siamo delle amministrazioni purtroppo un po' sfortunate, veniamo da alcuni scioglimenti e quindi, sapete, siamo costantemente monitorati e quindi dobbiamo fare uno sforzo maggiore rispetto a chi magari si trova in situazioni analoghe ma con una situazione di partenza che non è gravata da queste problematiche. Purtroppo merito non lo dobbiamo scordare. Ha vissuto delle stagioni difficili, difficilissime, e che forse me lo dovete concedere. Forse il buon Dio, la buona sorte, ha permesso di cambiare registro. Ma lo dico convintamente e nel rispetto di tutti e verso tutti, ma i fatti ultimi, siete tutte delle persone mature qui dentro, siete in grado di giudicare e fare un'analisi netta e serena. Quindi l'amministrazione Meduri ha avuto ragione su più fronti. È stata brava, è stata fortunata, ma soprattutto è una garanzia per voi, sia per coloro i quali hanno dato il loro apporto all'amministrazione, sia per tutti coloro che non l'hanno dato, ma soprattutto per tutti coloro che non l'hanno dato. Sapete perché? E la risposta è presto data. Se nel 2015, e non lo dico per retorica, e lo spiego perché, avessimo avuto un'altra risultanza elettorale, nell'un caso, avevamo una lista che non poteva proclamare eletto il proprio sindaco. Nell'altro, con ciò che è accaduto ultimamente, può darsi che oggi si parlava di un altro scioglimento. Allora dobbiamo essere seri nelle cose, se vogliamo bene noi stessi e vogliamo bene il nostro territorio, perché noi non condanniamo e non giudichiamo nessuno, però dobbiamo dare il giusto significato alle cose, altrimenti non se ne esce. Può darsi che io sia una persona antipatica, burbera, brutta, ma c'entra poco. Perché nell'amministrare bisogna essere intanto onesti. E qui con orgoglio e con vanto posso dire che la nostra amministrazione è formata da un gruppo di persone libere e oneste. Vado a conclusione. Abbiamo toccato un po' l'aspetto dell'ambito finanziario. Certo, datela per buona, sono nozioni
rispetto a tutto quello che c'è, ma non possiamo caricare la vostra mente e la vostra attenzione, perché ognuno di noi deve avere la possibilità di chiarire le cose belle e i propositi buoni che c'ha. Un solo ultimo punto. Dicevo, quindi, bilancio, personale, affari legali e contenzioso. Qui abbiamo una... Continuamente vediamo, siamo costretti da procedura a portare una serie sempre di riconoscimento di debiti fuori bilancio, debiti fuori bilancio, debiti fuori bilancio, debiti fuori bilancio. Molte volte io mi arrabbio, perché? Non perché sono un grande conoscitore della materia giuridica, ma nozionisticamente a livello elementare. Noi 15-20 mila euro l'anno per sentenze di controversie che potevano essere tranquillamente come? Aggiungiamo che ad oggi ancora, e lo dobbiamo fare con bando nel 2017, non vi è una assicurazione obbligatoria che copre per i rischi di circolazione stradale. Quindi come funziona tecnicamente? Sappiamo anche che molte volte capita che ci siano dei sinistri, non entriamo nel merito più o meno se sono veri o non sono veri, ma ci sono. Cosa accade? Che molte volte c'è anche l'intervento del vigile, dell'autorità, del carabiniere, dove effettivamente certifica l'evento, giusto? Dice, in tale giorno, in tale ora si è verificato sulla via delle Tenerucci questo e si distrutta tizio e cane, oppure perché magari c'era una buca. Cosa voglio dire? Noi dobbiamo ridurre tutta questa litigiosità, nel senso che dobbiamo prendere nel comune di merito soltanto per quanto riguarda danni a cose, perché poi i danni personali e le lesioni sono un'altra cosa che va affrontata differentemente. Ma laddove c'è un danno certo. Vice sindaco, mi tocca fare il presidente anche in questo. Sì, sto chiudendo. La invito a... No, soltanto per dire che voglio introdurre questa... questa... Io devo, non posso che ubbidire, hai ragione. Sia intanto una polizza assicurativa, sia intanto... Secondariamente la possibilità di transigere quei danni su fatti certi non hanno determinato in modo in questo periodo. Per quanto riguarda sempre l'aspetto legale, dobbiamo tanti. In essere abbiamo una causa molto importante, lo dobbiamo ricordare. Noi siamo stati citati da una ditta, la ditta ASED, per un credito ipotetico potenziale di quasi 5 milioni di euro. Noi abbiamo fatto l'opposizione, sostenendo e contestando quella pretesa creditoria. Quindi questa è un qualcosa molto importante che nel 2017 vedrà la luce. E quindi dobbiamo fare in bocca al lupo al Comune e alle casse comunali. Poi, per quanto riguarda sentenze importanti che abbiamo vissuto con la nostra amministrazione, ricordo soltanto qualche altra e poi mi fermo. Avevamo un contenzioso con la società Acque Regine, la quale aveva inoltrato decreto ingiuntivo per un importo pari a oltre 500 mila euro. Beh, questa è stata una causa che è stata vinta,
non dobbiamo riconoscere più nulla perché non c'era questa pretesa creditoria, non è stata certificata e riconosciuta quindi dall'organo giudicante. E per noi è un grande sospiro di sollievo. L'ultima sentenza, e chiudo davvero Presidente, ma è una cosa importante perché è stato anche oggetto di discussione in Consiglio, ci viene notificata in data 23 novembre del 2016 una sentenza per un esproprio, badate bene, esproprio del 79, introdotto il giudizio nell'86, sentenza che viene alla luce nel 2016. Ricorso, quindi viene a titolo di indennizzo. Fortunatamente abbiamo avuto la possibilità di fare un ricorso per Cassazione, perché una parte di questa somma già nelle annualità pregresse è stata già pagata, quindi facendo ricorso in Cassazione sicuramente saremo soccombenti, ma per una parte residuale che sarà di 300.000 euro, una parte molto corposa che andrà a gravare sempre su quelle famose casse che abbiamo parlato prima, ma che poi il Comune dovrà gestire e dilazionare nelle annualità di bilancio successive. Io che mi sono appassionato, ma devo portare rispetto a voi e ai miei colleghi. Grazie, vi faccio gli auguri di Buon Natale a voi e alle vostre famiglie, grazie. Grazie Vice Sindaco per il suo intervento molto pieno di passione, come ha già detto. E a questo punto chiamerei il capogruppo della lista Melito nel Cuore, la consigliera Elenia Zappia. Sì. Grazie Presidente. Raccomando anche a lei di essere breve. Velocissima. Allora, cari amici, con l'avvicinarsi del Santo Natale si dà inizio ad uno dei periodi più belli e più suggestivi dell'anno. D'altronde, chi è colui che non viene colpito dalla magia del Natale? Il tempo che ci avvicina al Santo Natale e all'inizio del nuovo anno ci porta inevitabilmente a ripercorrere con la mente i nostri periodi passati, a volte lieti ed a volte, come purtroppo sappiamo, molto tristi. Il nostro è stato un anno pieno di difficoltà, ma che abbiamo sempre saputo affrontare e superare. Non sono certo le difficoltà che ci spaventano e non ci spaventeranno mai. Un anno questo per l'amministrazione comunale molto intenso ed impegnativo, caratterizzato da grandi cambiamenti, alcuni già in atto ed altri che si intuiscono facilmente. Ci tengo a precisare che questo è il nostro paese ed il paese che i melitesi amano profondamente, e da cui l'attuale amministrazione comunale sta dedicando tutte le proprie forze con passione, costanza e determinazione. Voglio in primo luogo ringraziare tutti coloro che in questi anni di amministrazione ci stanno accanto, partecipando e condividendo le nostre iniziative. Auguro un sereno Natale alle associazioni, ai volontari, alle cooperative e dalle parrocchie per aver contribuito alla realizzazione di eventi e momenti di aggregazione sociale. Auguro un sereno Natale ed un ringraziamento particolare al mio sindaco, alla mia giunta e ai miei consiglieri tutti, per la grande tenacia e forza d'animo che hanno e che continueranno ad avere nell'amministrare il nostro paese, compito non per niente facile. Auguro un sereno Natale ai dipendenti dell'ente comunale, alla Polizia Municipale e a tutti coloro che collaborano con noi per erogare e rendere sempre più efficaci i necessari servizi ai cittadini. Avendo io, oltretutto, un legame affettivo particolarmente stretto con i miei nonni, i miei auguri più grandi li voglio fare agli anziani, nostra fonte di sapere e nostre radici, che con la loro saggezza e memoria storica rappresentano una parte fondamentale della nostra vita e del nostro modo di essere. A loro va tutta la mia gratitudine. Un altro augurio, altrettanto speciale, va a tutti coloro che soffrono, a tutte quelle famiglie che in questo momento stanno affrontando una situazione di disagio, sia esso per malattia, per disoccupazione o per emarginazione sociale.
Infine, auguro a tutti voi un sereno Natale con l'augurio che queste feste siano l'occasione per stare più vicini alle persone che amiamo e poterci dedicare con più attenzione ai nostri affetti. Ancora tanti auguri. Grazie. Grazie consigliere Zappia. Invito quindi l'assessore Emma Toscano ad avvicinarsi per relazionare. Era il turno di Rocco, ma Rocco De Pietro sta entrando adesso. Sì, sì, subito dopo interviene lui. L'emozione. No, non ha voce. Raccomando anche a lei di essere molto breve. Sì. Siano tanti, però è breve il discorso. No, è breve il discorso. Buonasera a tutti. La verità non è una virtù, ma una passione, dice Albert Camus. Negli assessorati di mia competenza figurano aspetti che reputo fondamentali per la vita e lo sviluppo della comunità, la cultura della comunità. I miei assessorati sono la cultura e la pubblica istruzione. Essi creano un binomio sinergico inscindibile, nel quale credo con forza, rivolti a tutte le fasce di età e su cui punto per la crescita e la valorizzazione del nostro comune e del nostro territorio. Di certo è con la collaborazione delle associazioni è facile comprendere come le manifestazioni riescono a diventare ragione culturale e quindi, insieme a loro, mezzo di grande sviluppo. Resto convinta del fatto che la cultura può essere e debba essere un fattore determinante per la crescita e lo sviluppo cittadino. È per questo che l'assessorato che rappresento e opera nella convinzione che anche le tante associazioni cittadine e i nostri giovani possano collaborare, comunicare e partecipare alla crescita culturale di Melito. L'altro elemento portante della programmazione culturale è rappresentato dalla concentrazione degli sforzi intorno a poche iniziative che possono avere risonanza e ricadute sul territorio. L'assessorato ha e sta lavorando per l'organizzazione di alcune manifestazioni che hanno portato e porteranno un evento di novità nella nostra città. Inoltre la scuola ha il compito di far appassionare gli studenti di ogni età a cercare la verità più vicina a loro, per migliorare se stessi, gli altri e la realtà in cui vivono. Per questo la scuola è di fondamentale importanza per il nostro futuro, quello dei nostri figli e il progredire della nostra società. Questi sono i motivi che più di un anno fa mi hanno fatto accettare la carica di assessore alla cultura e alla pubblica istruzione, dopo che la nostra lista civica Melito nel cuore ha vinto le elezioni. Proprio per rimanere vicini a quelle che la scuola pubblica, che è sempre più svantaggiata dalle politiche nazionali, e coinvolgere gli studenti della nostra cittadina a quelli a vivere il nostro territorio. L'attuale amministrazione ha cercato di riservare una particolare attenzione ad uno dei settori cardini della società, l'istruzione, appunto. Il primo obiettivo su cui abbiamo lavorato è stato il piano di diritto allo studio per l'anno scolastico 2015-2016. E nonostante le poche risorse a disposizione del Comune, siamo comunque riusciti a soddisfare le richieste degli istituti comprensivi per tutte le scuole del territorio. Particolare attenzione è stata rivolta all'acquisto di materiali differenziato per gli alunni diversamente abili, nello specifico banchi optometrici e pedane, così come è stato richiesto sia dalle scuole che dalle famiglie. La mensa scolastica, fin da subito, abbiamo lavorato per garantire un servizio di qualità con tempi di avvio inferiori a quelli che c'erano stati negli anni precedenti. Il servizio di ristorazione scolastica viene erogato sia nelle scuole dell'infanzia che in quelle primarie e secondarie di primo grado e prevede la fornitura di pasti speciali per alunni con intolleranze alimentari e che per motivi etnici e religiosi non assumono delle determinate pietanze. Il centro di produzione, inoltre,
dei pasti viene costantemente monitorato affinché vengano rispettati i criteri richiesti dal contratto di appalto. Il trasporto scolastico. Il servizio viene erogato in favore degli alunni residenti nelle zone periferiche e nelle frazioni collinari della città frequentanti la scuola dell'infanzia, della scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Abbiamo diminuito notevolmente quelli che sono i costi mensili a carico delle famiglie e abbiamo ottenuto anche un finanziamento provinciale per l'acquisto di un nuovo pulmino che sarà dotato di trasporto anche per i disabili. Il Comune inoltre ha provveduto alla fornitura gratuita dei testi scolastici agli alunni iscritti nelle scuole primarie cittadine, a prescindere dal loro reddito familiare, mediante l'assegnazione della cedola libraria. L'attenzione maggiore comunque è stata riservata alle famiglie che, presentando uno stato di disagio economico, sono state agevolate mediante l'acquisto di testi scolastici. È stato predisposto inoltre un concorso letterario per le classi quarta e quinta della scuola primaria e per le tre classi della scuola secondaria di primo grado, con un premio in denaro da utilizzare per la programmazione di un viaggio di istruzione. Sono stati inoltre reintegrati e garantiti nuovamente i finanziamenti comunali pari a 6.000 euro da destinare per l'acquisto di beni di prima necessità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Con la delibera di giunta comunale abbiamo approvato un progetto che ha come obiettivo quello di garantire l'attività di alternanza scuola-lavoro. Inoltre l'attuale amministrazione ha stipulato una convenzione con l'Università Telematica Unirreggio finalizzata a favorire la fruizione dei corsi di laurea. Questo sarà un grande vantaggio anche per i nostri giovani che si devono spostare per poter studiare. Passando al settore della cultura, è stata realizzata una programmazione annuale degli eventi, riunendo per la prima volta in un unico calendario tutti gli appuntamenti in programma sul territorio cittadino, con la finalità di dare risalto alle tradizioni locali proprie del territorio. L'amministrazione ha voluto essere da supporto con un ingente finanziamento ad un'attiva collaborazione alla stagione lirico-sinfonica dell'Orchestra Corrado Alvaro dell'Istituto Comprensivo di Amicis di Melito Portosalvo. Inoltre c'è stata la programmazione della Settimana della Cultura con la presenza di ospiti di rilievo e ha consentito di realizzare più svariati spettacoli tali da offrire occasioni di sbarco e di arricchimento culturale ai cittadini e turisti. Auguro a tutti voi delle buone feste, prima del Santo Natale e poi naturalmente per il nuovo anno che ci andremo, ad affrontare. Sì, scusate, mi viene la parola. E spero che quest'anno, il nuovo anno, sia un anno che porti più serenità nelle nostre famiglie e soprattutto nel nostro comune. Buonasera a tutti. Grazie mille Assessore. Ora do la parola all'Assessore Rocco De Pietro. Ciccio per il sindaco, mi dicono. Buonasera a tutti e benvenuti. Chiedo scusa al Presidente se mi ha chiamato, non ero presente in aula, ma visto l'andazzo dell'intervento del nostro vice sindaco, ho approfittato per fare due passi fuori. Dunque, il mio sarà un intervento più di natura tecnica, nel senso che andrò brevemente a rappresentare quello che abbiamo fatto, quello che stiamo facendo, quello che abbiamo intenzione di fare, almeno per quanto riguarda i miei ambiti. I primi mesi dopo il nostro insediamento, che risale a giugno del 2015, sono stati sicuramente i più duri e difficili da affrontare. La situazione di stallo ereditata era talmente arrugginita e farraginosa che è stato veramente complicato riuscire a rimetterla in moto. Fino a settembre-ottobre del 2015 circa sono stato costretto a fare il factotum presso l'ufficio tecnico per far fronte alla carenza idrica che abbiamo ereditato, alle problematiche dell'impianto fognario ed alle altre decine o centinaia di criticità che oltre a quelle ereditate si sommavano giornalmente. Per questo ringrazio
per la totale disponibilità dimostrata da subito sia il personale tecnico in forza presso gli uffici che il corpo operai, che hanno sempre dimostrato spirito di sacrificio e dedizione. Con presunzione mi sento di affermare che i segnali di cambiamento di gestione del territorio che come amministrazione abbiamo inteso dare da subito sono stati evidenti ed apprezzati dalla stragrande maggioranza della popolazione. Questo naturalmente non solo per quanto riguarda i servizi essenziali che siamo riusciti egregiamente, dico, a garantire nonostante le criticità, ma soprattutto per l'interesse dimostrato da tutti noi, nessuno escluso, ognuno per le proprie competenze, abbiamo dato il massimo possibile in tutti gli ambiti. Nel mese di ottobre del 2015, quando ai sensi della legge del 23 dicembre 2014 numero 190, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato approvato il bando denominato Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, ci siamo buttati a capofitto per cogliere l'occasione, considerato che la scadenza per la presentazione del progetto era di appena 40 giorni dalla pubblicazione del bando. Siamo riusciti in tempi brevissimi a realizzare un eccellente progetto che interessa la ristrutturazione del palazzetto dello sport, la riqualificazione dell'area circostante con la realizzazione di altre strutture per attività sportive, nonché una proposta di progetto pilota per l'ammodernamento con arredo urbano di ultima generazione della prima parte del lungomare. L'importo del progetto, approvato dalla Giunta Comunale con delibera numero 98 del 26 novembre 2015, ammonta ad euro 1.930.000 e l'intero importo sarà a totale carico dello Stato. Successivamente, con il prezioso contributo del personale tecnico, attraverso un minuzioso e snervante lavoro di ricerca, siamo riusciti a recuperare la somma di 100.000 euro da destinare alla riqualificazione del lungomare, che purtroppo, come è sotto gli occhi di tutti, per troppo tempo è stato trascurato. Tale somma di 100.000 euro si è riusciti a trovarla attraverso il recupero presso il tesoriere dei residui giacenti derivanti da appalti e mutui degli anni passati. Sono occorsi oltre 2 mesi di lavoro, ma alla fine ne è valsa la pena perché siamo riusciti a recuperare questo piccolo tesoretto che altrimenti sarebbe andato perduto. I lavori di riqualificazione purtroppo non sono stati finora realizzati perché vi era, fra le altre cose, un contenzioso economico decennale con il demanio dello Stato, che impediva qualsiasi forma di intervento. Finalmente anche questo nodo è stato sciolto, con l'impegno dell'ufficio patrimonio siamo riusciti a definire anche questa incresciosa situazione che consentirà quanto prima di procedere alla gara di appalto per avviare i lavori che speriamo possano essere iniziati prima dell'avvio dell'estate. La situazione complessiva sul patrimonio comunale in realtà meriterebbe una conferenza a parte. Mi limiterò però a rappresentare brevemente le criticità riscontrate e il lavoro che stiamo affrontando per cercare di recuperare il gap che purtroppo abbiamo ereditato. Evidentemente il settore patrimonio è stato sempre considerato in subordine rispetto agli altri settori, mentre in realtà, a pensarci bene, il patrimonio rappresenta la vera ricchezza di un comune e quindi avrebbe dovuto essere negli anni uno dei settori più attenzionati. Oggi ci ritroviamo con decine, se non con centinaia, di beni immobili che ufficialmente sono di proprietà del comune, ma che catastalmente risultano ancora intestati ad altri, oltre ad immobili che addirittura non sono neanche accatastati. I motivi di tale situazione possono essere molteplici e le difficoltà a mettere ordine in una così vasta confusione sono oggettive. Il lavoro di riordino è già stato avviato con competenza e determinazione da parte del responsabile architetto Manti, ma è chiaro che oltre alla notevole
disponibilità economica necessaria per far fronte a questo lavoro, occorre diverso tempo per sanare tale situazione, considerato che il personale dedicato svolge anche altre attività importanti giornalmente. In questo anno, oltre alle molteplici attività svolte dall'Ufficio Patrimonio, si è proceduto anche alla definizione burocratica per l'acquisizione a titolo gratuito da parte del Comune del suolo per la posa in opera della statua dell'emigrante. Tale procedura era in attesa di essere definita sin dal lontano 2009. Nel contempo si è proceduto anche alla stesura del progetto per l'importo di €7.792,70 che è stato approvato con delibera di giunta numero 122 del 13 dicembre 2016 per la realizzazione della piazzetta che dovrà ospitare appunto l'opera. Altro importante successo ai fini dell'immagine del territorio è stato quello di essere riusciti a certificare attraverso l'Istituto Geografico Militare la stazione ferroviaria di Melito Porto Salvo come stazione capo-sud dell'Italia peninsulare, con 37 gradi, 55 primi e 0 secondi latitudine nord. Tale certificazione, anche se apparentemente può sembrare cosa da poco, in realtà, se sapientemente sfruttata, potrà in futuro essere motivo di attrazione turistica per tutto il territorio con i conseguenti benefici. A tale proposito è già prevista la realizzazione di un monumento che valorizzi tale peculiarità della cittadina. Per quanto riguarda invece l'ambito dell'agricoltura, che è sempre un ambito di mia competenza, stiamo lavorando alla stesura di un progetto per investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura, appunto. Sostanzialmente si tratta della realizzazione e recupero di infrastrutture in zone agricole, strade di comunicazione ed impianti di illuminazione, partecipando al bando del PSR Calabria 2014-2020. Il bando che domande di adesione alla misura 04 intervento 4.3.1 investimenti in infrastrutture, annualità 2016. L'importo limite finanziabile attraverso questo bando è di €250.000 e, cosa molto importante, anche in questo caso il finanziamento sarà a totale carico dello Stato, quindi nessun esborso da parte del Comune di Melito. La scadenza per la presentazione del progetto è prevista per il 13 febbraio 2017 e sicuramente entro tale data saremo in grado di presentare la documentazione necessaria. Sul fronte dell'edilizia residenziale pubblica, case popolari, anche questo ambito di mia competenza, questa amministrazione ha ereditato una situazione drammatica, considerato che gli ultimi alloggi costruiti nella nostra cittadina risalgono al 1980 e furono costruiti con la legge 457 del 1978. Da ben 36 anni non si costruisce una casa popolare a Melito. In questi ultimi 36 anni è chiaro che la domanda di alloggi, considerata la grave crisi economica degli ultimi anni ed il conseguente impoverimento della comunità locale, è aumentata a dismisura. In questo ambito, da subito, come amministrazione, abbiamo iniziato a muoverci, cercando di dare risposte concrete ai cittadini, assessore, compatibilmente con le risorse, assessore, e le strutture disponibili. Mi scuso, ma pure a lei la invito a stringere. E ho finito. Va bene. Nel senso, sia sintetico, ecco, nell'ultima parte. Ho capito. La colpa è del vice sindaco, che si è preso mezz'ora, voglio dire. E
Da subito ci siamo premurati di chiudere la graduatoria provvisoria del bando per l'assegnazione pubblicato negli anni precedenti ed inviare tempestivamente la documentazione alla commissione assegnazione alloggi presso il Tribunale di Reggio Calabria per la stesura della graduatoria definitiva. Nel contempo abbiamo lavorato affinché fosse possibile, questo è un passaggio importante, fosse possibile recuperare un finanziamento di 619.000 euro, 619 per la precisione, 748, derivante dalla legge 6788, che era stato destinato al comune di Melito nel 1999 per la costruzione di 12 alloggi all'epoca, perché all'epoca, non so se ricordate, eravamo ancora in lire, il finanziamento in realtà era 1 miliardo e 200 milioni, e con quella somma si potevano costruire, sempre nel 1999, 12 alloggi. Oggi, con la svalutazione e con l'entrata in vigore dell'euro, con gli stessi soldi si possono costruire solo 4 alloggi. Comunque, tale finanziamento, che non è stato sfruttato dal Comune di Melito per oltre 14 anni, era stato cancellato, è stato cancellato circa 3 anni fa dalla passata amministrazione regionale. Purtroppo, mentre tutti gli altri comuni della provincia destinatari di tale finanziamento derivante dalla legge 6788 hanno provveduto ad espletare tutte le pratiche burocratiche necessarie per la costruzione di alloggi per i più bisognosi, Melito tale opportunità non è riuscita a coglierla. Abbiamo quindi lavorato affinché fosse possibile recuperare tale finanziamento e, con enorme soddisfazione, ci siamo riusciti. Tant'è che con delibera numero 25 del 12 aprile 2016 nel programma triennale delle opere pubbliche dell'ADERP regionale è stato reinserito in 2 tranche 2017-2018 il finanziamento complessivo di 619.748 euro per la costruzione di 4 nuovi alloggi popolari. È chiaro che nella situazione di carenza abitativa in cui ci troviamo siamo costretti a fronteggiare un aumentato bisogno e una forte pressione sulla lista di attesa. Per fronteggiare tale emergenza abbiamo avviato sinergicamente fra Comando di Polizia Municipale e Ufficio Tecnico un'attività di monitoraggio e verifica della permanenza dei requisiti degli assegnatari degli alloggi ERP, così come l'effettiva residenza e utilizzo degli alloggi. Tale attività di controllo, che è in atto, visto che sul territorio esistono complessivamente 227 alloggi, di cui 146 trasferiti al Comune nel lontano 2007 e 81 in carico all'ADERP regionale, considerate le carenze strutturali e che il personale preposto si interessa anche di altro, riteniamo possano essere concluse entro il primo semestre del 2017. Giusto per supplemento di informazione, è corretto dire anche che nel numero complessivo di 227 alloggi alcuni sono già stati riscattati e quindi risultano di proprietà privata. Alla fine di tale attività di controllo e fatte le dovute valutazioni conformi alla normativa vigente in materia, sapremo con certezza di quanti alloggi potremo disporre per l'assegnazione. Naturalmente l'obiettivo finale dei controlli è il perseguimento dei principi di equità e giustizia sociale, dare e mantenere le case popolari a chi ne ha diritto e bisogno. Allo stato attuale ufficialmente esiste un solo alloggio disponibile, che peraltro, essendo stato occupato abusivamente, è stato sgomberato e sottoposto a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. Le pratiche di richiesta per il dissequestro sono state avviate da parte del Comando dei Vigili Urbani e non appena sarà nuovamente nella disponibilità si provvederà a ristrutturarlo, i soldi sono già in bilancio, e quindi a consegnarlo formalmente nel rispetto della graduatoria definitiva. Considerato che gli alloggi che sono stati trasferiti al Comune potranno essere alienati e che è intendimento di questa amministrazione procedere in tal senso, si sta lavorando per predisporre i servizi necessari affinché, non appena concluse le attività di verifica, tutti gli assegnatari in regola possano presentare domanda per l'acquisto e quindi procedere celermente alla stesura dell'atto di compravendita. Attività di vendita che certamente sarà avviata entro il 2017. Nel lavoro di pianificazione in atto si sta procedendo anche all'accatastamento di molti fabbricati che abbiamo acquisito e che purtroppo erano sprovvisti di tale requisito essenziale.
In ultimo, ma non ultimo, ci siamo interfacciati con la Regione Calabria, facendo presente la grave crisi abitativa che stiamo vivendo e chiedendo di essere inseriti come comune nel prossimo programma di interventi di edilizia residenziale pubblica. Io ho finito, vi chiedo scusa se sono stato un po' lungo, ma insomma il nostro vice sindaco ci ha rubato dei minuti, però insomma glielo concediamo. Dunque approfitto. No, rubati, perché hai detto delle cose interessanti e quindi hai preso troppo tempo, insomma, ecco, voglio dire. Che comunque hai detto delle cose interessanti e quindi, insomma, purtroppo questi tipo di manifestazioni sono soggetti anche a dei tempi ristretti. Io approfitto per fare i migliori auguri di buon Natale e fine anno a tutti voi altri e famiglia, augurandovi chiaramente pace, serenità e fratellanza per tutti noi. Grazie.